Torniamo al derby. Lui li ha giocati. Però lui è uno proprio zen, non è quello proprio che ti fa venire le palpitazioni. E... dici, lui è tranquillo. Lui è tranquillo, doveva essere a Roma, ma non ce la farà perché lo dito sposta, gli ha fatto saltare pure la presenza al derby lunedì, che in altre faccende ha faccendato. Buonasera, Ousmane Dabo. Ciao, Us. Ciao, ciao, Francesco. Ciao, Us. Di rientro da Dakar, tu? Sì, ieri. Proprio ieri, sono tornato dal Senegal. E non potrei essere al derby. Lui avrebbe voluto fare la double, lui avrebbe voluto essere presente all'Olimpico sia per la finale di Coppa Italia sia per il derby, e così li ha persi entrambi. Infatti. Us, ma tu sei riuscito a vedere qualcosa della finale con la Juve? Sì, ho visto tutta la partita, sì. Dammi un commento, non le parolacce. No, bisogna essere fieri di questa squadra perché hanno fatto una grande partita contro molto forte, quindi io sono contento della prestazione. Peccato il doppio palo di Djordjevic, però è l'annata della Juve, diciamo, sono un po' fortunati e il loro anno, anche il Barça deve stare attento, anche il Barcellona. Sì. La Lazio come esce da questa partita? Perché insomma ha giocato 120 minuti, purtroppo la gara l'ha persa. Quello mi fa un po' paura, sì, dal punto di vista fisico. Hanno dato tanto, però meno male il derby si carica di una maniera, in una... Però non ti sentiamo, però... Us, ti perdiamo, la ricezione è pessima. Tu sei a Parigi? Sì, sono a... com'è che si sente? Molto male. Riproviamo. Ah, ora, okay. Ora meglio, però. Ah, no, dicevo che partita come il derby, se sei stanco, puoi fare bene. Quindi tu dici che la pagherà, forse rischia di pagarla sotto il profilo più fisico che mentale, cioè peserà più l'energia spesa che non la sconfitta nella testa della Lazio? Sì, certo, sì. È solo dal punto di vista fisico, però mentalmente saranno molto motivati e consapevoli di aver fatto una grande partita contro la Juve, quindi non penso saranno tristi o delusi, capito? Mm-hmm. Cosa ti è piaciuto e che cosa ti fa ben sperare e che cosa un po' ti preoccupa, a parte la condizione e le energie spese che ci siamo già detti per la gara di lunedì sera contro la Roma? No, è la mentalità della squadra che cerca sempre di giocare per vincere, diciamo, non aspetta gli avversari, hanno una solidarietà tra loro incredibile, quindi si vede che c'è un grandissimo gruppo. Sì, questo... quindi sono fiducioso. Lui è fiducioso, lui è sempre fiducioso. Io non ho mai sentito che ti dice no, guarda, io la vedo male, ma lui è sempre fiducioso. Proprio l'ottimismo, no, fatta persona. Sì, tu troppo però. Sì, sì. Io per fidarmi di te ho preso certe labbrate, ecco. Scusa, sarà una partita decisiva quella di lunedì. Ti chiedo, avendo visto un po' a sorpresa anche lo schieramento diverso proposto contro la Juventus, questa difesa 3, avendo visto le ultime partite della Lazio dove la prestazione magari c'è sempre stata, è mancato un po' il risultato, nelle ultime due si torna al 4-3-3, si vince a Genova, si perde con la Juventus, però dopo 90 minuti pareggiati, dopo una grandissima prestazione, sì, con la difesa 3, qual è secondo te il modo migliore per affrontare invece il derby di lunedì? Rischieresti di tornare al 4-2-3-1 riproponendo tutti i tuoi 4-3-3 giocatori migliori in campo? Oppure no, io farei giocare 4-3-3 perché hanno l'abitudine di giocare in questo modulo, e comunque secondo me la Lazio è più forte della Roma, quindi devono giocare proprio, adattarsi alla Roma. Si può anche adattare alla Juve, giocare a 3 perché la Juve è la squadra più forte, però contro la Roma bisogna giocare con la squadra abituale, diciamo, con lo schieramento normale. Considerato il cammino della Roma quest'anno e comunque le prestazioni della Roma, il tuo amico Garcia, solo perché è francese gli ho detto che è amico suo, il tuo amico... non lo conosco lui. Quando io ti dico che non c'è un francese simpatico, dimmi se mi sbaglio, perché mo è simpatico Garcia, sembrava simpatico, ci ha fregato a tutti il primo anno, quest'anno antipatico,
Comunque, non è mai riuscita a giocare, a imporre i ritmi con i quali la Roma giocava lo scorso anno. Vero che ha perso giocatori, no, o non ha avuto dei giocatori che gli garantivano quel tipo di soluzione, cioè non avere Maicon, non avere Gervinho. Ha costretto Garcia in qualche modo a cambiare. La Roma gioca sempre al ritmo molto basso. Secondo te la Lazio invece dovrà essere brava ad imporre il suo, perché la Lazio pressa, è molto più dinamica rispetto alla Roma, sì, molto più gamba. Se la Lazio si fa imporre il ritmo dalla Roma e gioca sotto ritmo, secondo me rischia. Sì, infatti io ho paura di questo. Io pure. Non deve farsi addormentare dalla Roma, che cerca di calmare il gioco così. La Lazio, malgrado la stanchezza, penso che avranno le risorse per fare pressing, per mettere tanto ritmo, perché hanno una marcia in più, secondo me, la Lazio. C'è Biglia, tu sei un giocatore che a me piace moltissimo. Sì. Lui è infortunato, non è guarito da questo infortunio, peraltro ha una lesione di primo grado che non è proprio, cioè è abbastanza rischioso. Lui vuole giocarlo per forza sto derby, non c'è niente da fare. Lui addirittura le ultime due gare le vuole giocare, anche rischiando di farsi ulteriormente male, e non gliene frega nemmeno che è stato convocato per la Coppa America. Questo è frutto del gruppo al quale ti riferivi, cioè al fatto che sono tutti sull'obiettivo, che nessuno si tira indietro, nessuno pensa a domani, si pensa al presente, e Lucas Biglia vuole essere in campo. Uno, ti chiedo come va interpretata questa voglia di Lucas Biglia, e poi ti chiedo, fossi Pioli, se rischieresti Lucas Biglia in campo? Ma diciamo che questo spirito è un spirito di sacrificio incredibile, e questo si vede da come stanno insieme tutto il gruppo quest'anno, e anche diciamo ha fatto veramente grandi cose, si vede che vanno d'accordo. E poi sulla scelta bisogna vedere, non lo vedo Biglia, però io non, per una partita come il derby io metterei sempre giocatori al 100%, perché è una partita molto difficile, e se non stai bene fisicamente puoi fare brutta figura. Quindi c'è anche Cristian Ledesma, c'è anche Cadardi, c'è Onazzi, ci sono anche sostituti, quindi non è che il mister non abbia soluzioni. Se Biglia sta bene, fallo giocare, però se magari sta al 70% io metterei un altro. Ti è piaciuto Cataldi contro la Juve? Ma diciamo che secondo me ha sbagliato un po' di passaggi così, perché per l'emozione, però si vede che dà tutto, è un giocatore che mi piace tantissimo, cioè ha personalità, non si nasconde mai e ha tanto cuore, si vede che è un ragazzo positivo, cioè a me piace tantissimo, è il futuro, cioè lo sappiamo tutti. Gliel'ho detto anche Cristian Ledesma. Presenta adesso. Sì, Cristian Ledesma ha speso parole bellissime per Cataldi, e Cristian non è uno che gli piace, cioè lui l'ha messo pubblicamente su Facebook, lui non è uno che parla tanto, non gli piace, è un ruffiano Cristian Ledesma, se dice quelle cose... No. Infatti è quello che pensa veramente, se lo fa pubblicamente può dire tanto. Già. Quindi spero che Cataldi gli abbia fatto tanto piacere, credo. Scusa, però è vero, ha ricevuto un po' di critiche Cataldi per la partita di mercoledì, forse ci si aspettava magari un po' più di costruzione di gioco, ma è anche vero che aveva un ruolo un po' diverso, lui ha tenuto... No, era difficile il suo ruolo, perché davanti alla difesa così devi difendere tanto e impostare, e poi la Juve a centrocampo è molto forte, con Pogba, Marchisio, Pirlo, cioè Vidal. Veramente il suo ruolo era quello più difficile secondo me in quella serata, quindi non ha fatto così male. Lui ha sbagliato solo qualche passaggio, però tatticamente o nella voglia io non ho visto niente di male, ha fatto bene. No, anche negli scontri, no? Anche negli scontri, nella determinazione, sai, quando giochi tra Vidal, Pereira, Pirlo, non è semplice. Non è facile. Lui all'inizio... Non è facile, poi... Sì, scusa, vai. No, dico, lui all'inizio magari a livello anche fisico qualcosina l'ha pagata, poi dopo è cresciuto nel corso della partita e si è imposto in ogni azione di gioco, in ogni scontro.
Sì, poi questo ruolo lì è un ruolo chiave, quindi lui è, non, si deve, non dimenticare che ha solo, non so, 20 anni, 21 anni, è molto giovane come ragazzo. Quindi secondo me con questa partita ha imparato tantissimo, veramente secondo me gli farà molto bene questa partita. Prima di salutarti, Us, questo tridente vero, Candreva, Felipe Anderson, Klose o Candreva, vediamo, insomma, comunque tre attaccanti, oppure si rinuncia a uno dei due esterni o a uno dei tre lì davanti per lasciare spazio a Mauri, che partite come il derby, l'esperienza di Mauri... Sì, torna sempre io lo farei giocare Mauri, perché come dici tu, questa partita c'è bisogno di esperienza, poi lui non ha giocato titolare mercoledì scorso, quindi sarà un uomo fresco e motivato. E chi lasciamo fuori? No, ma anche un giocatore che si cerca una posizione complicata in campo, nel senso si muove molto e può mettere in difficoltà la Roma. Tra le linee, sì. Sì. Bisogna vedere, infatti, questo è il problema del mister, diciamo, io dico solo la via. Che bel paravento che sei, però se noi diciamo falso 9, resta fuori Klose. Ah sì, no, infatti, perché poi sì, c'è Candreva, c'è Felipe Anderson, bisogna trovargli un posto. Visto che Lotito può tutto, potrebbe chiedere di giocare con uno in più. Non gli diamo st'idea, se no domani parte la sarabanda, O forse lo metti a centrocampo, no? Nei tre di centrocampo, sì. A me piace mezzo sinistro, però tu sì, capisci. Inserire da dietro, capito? Sì, ma io ti voglio bene, però Lulic, per motivi che tu capirai, il derby lo gioca punto, la prima maglia è la sua. Sì, ma lo gioca a sinistra, terzino sinistro. Ah, è vero, se non c'è Radu che ha difficoltà puoi fare il terzino. Sì, ho pensato a tutto. Che Stefan si è fatto male, quindi io metterei Lulic a terzino sinistro, che è bravissimo, pure lì, e poi metti Mauri mezza sinistra. Allora, aspetta un attimo, fammi fare la tua formazione, se ho capito bene, in porta va Marchetti, ok. A destra c'è Basta, tanto quello ancora corre, non si è fermato manco, ancora corre da mercoledì corre sera, sempre. Lui corre sempre. Poi due centrali, Gentiletti, De Frey, no? Ma sì, che sia lì sta bene adesso, sta facendo bene. E tu chi mi tieni fuori, De Frey o Gentiletti pure, però? Entra... No, bisogna vedere come stanno. Ah sì, tu solo giocatore al 100%. Sì. Se non stesse bene, uno dei due va dentro Siani. Sì. A sinistra va Lulic. Mezzo destro, Cataldi. In mezzo Ledesma, mezzo sinistro Mauri. E poi Candreva, Felipe Anderson e Klose avanti. Sì, così sì. E poi se Candreva è un po' stanco, metterei Keita al posto di Candreva, dipende come sta. Io farei così. Ecco la formazione di Mister Dabò. Che non vuole fare l'allenatore. Che non vuole fare l'allenatore, abbiamo scoperto perché, insomma. Io faccio l'allenatore a fantacalcio, capito? Eh sì, ma si vede, insomma, qui qualcuno dovrà pure... Bellissima, perché mi hai fatto venire in mente... Tu, dicevamo questa formazione... E mi veniva in mente, dico, ma qui chi difenda? Oh? E poi mi è venuta in mente una battuta di Mr. Zeman. Sappiamo qual è la filosofia di Zeman. Durante la conferenza stampa c'erano diverse assenze, ma lui era a Foggia, credo, ancora, non mi vorrei sbagliare. E lui diede la formazione, perché poi lui non è che fa pretattica, no? Lui dice chi gioca e lui te lo dice chi gioca, che gli frega tanto sempre quello, Allora fece una formazione... E adottò delle soluzioni abbastanza particolari, no? Quindi adattava la punta a terzino, una formazione, diciamo, un po'. Pochi giocatori con caratteristiche difensive, no? E un giornalista gli chiese: Mister, scusi, ma io so, guarda, lei ha detto questa formazione, ma qui chi difende? E lui rispose: difendo avversario. E qui... bravo, infatti, io la penso così. Quindi lui è oltre Zeman, uso con questa formazione. No, perché Mauri difende, cioè lui ha giocato tante volte lì. Può difendere, darà una mano. Sicuramente. Poi sì. C'è Cataldi e Ledesma che corrono, cioè non c'è problema. Vedai. Va bene. Noi la teniamo presente, Us. Tue sensazioni? Finisce bene, finisce male? Basterebbe anche un pareggio oppure no? La Lazio la deve giocare per vincere. Voglio vincere, sono più forti secondo me. Cioè, derby, cioè, non si sono favoriti, però
come stanno anche mentalmente, così come voglia, come rabbia. Vedo bene la Lazio, spero tantissimo, guarda. E tu non ci sarai, comunque ci sentiamo prossima settimana a derby giocato. Comunque andrà, sarà bene, successo. Va bene. Va bene, dai. Baci! Ciao Us. Okay. Ciao Us. Un abbraccio. Baci. Ciao, grazie. Ciao.